Una premessa un po' particolare prima di iniziare il video, perché come penso abbiate potuto leggere anche dal titolo, verso fine video parlerò di cancro e tumore prettamente in animali non umani. Io ho voluto quindi avvisare perché so bene che anche giustamente parlare di una certa tematica come questa richiede una certa delicatezza che cercherò di mantenere. Certo. Magari qualcuno potrebbe dirmi che non serve fare questa premessa, però preferisco farla e quindi spero che voi non fraintendiate il mio entusiasmo e cercherò di trattare questo argomento comunque con il mio solito modo di fare, oggettivo e descrittivo e se non ve la sentite riguardare il video, capisco perfettamente e rispetto questa decisione. Detto ciò, buona visione. Ciao ragazzi, io sono Umberto, ma potete chiamarmi il Sorcio e oggi vi parlo di qualcosa di scandaloso. Giochi di parole a parte, l'argomento di oggi è qualcosa di tanto interessante quanto inquietante, e forse sì, un po' scandaloso per i nostri standard, la possibilità che alcuni degli animali che oggi conosciamo abbiano avuto origine da tumori, riusciti quindi a fuggire dal proprio ospite, divenendo parassiti così specializzati da essere riconosciuti come vere e proprie forme di vita animali. L'idea per questo video mi è venuta ripetendo per il mio esame di zoologia, e non vi sto prendendo in giro, dopotutto ve l'ho detto anche nello scorso video che io ero in sessione. In particolare, ripetendo le classi del Phylum Cnidaria, meduse e polipi, non polpi, mi raccomando, che secondo il mio libro sono 6, mi è caduto l'occhio su una in particolare, data la sua natura bizzarra, la classe Mixozoa. Sin dalla scoperta dei primi Mixozoi, ci sono state numerose discussioni riguardo la sua posizione sul fittizio albero filogenetico della vita. I Mixozoi erano considerati dei protozoi, termine che oggi non ha più valore cladistico, ma rimasto di uso comune per riferirsi agli organismi eucarioti unicellulari, che quindi non sono animali e non costituiscono un raggruppamento derivante da un unico antenato comune. In altre parole, non è un gruppo monofiletico. Visto che il discorso è molto complesso, magari in un video futuro potrei parlarvi dei criteri che ci permettono di distinguere quali organismi siano animali e quali no. Ditemi che ne pensate. Tornando a noi, i Mixozoi sono invece animali. E degli animali così bizzarri che si è pensato potessero essere descritti come filum a sé dagli animali a simmetria bilaterale, nel grande clado Bilateralia, o altrimenti come parte del filum Anellida o del filum Cnidaria. Come sempre, i criteri di classificazione sono un insieme di caratteri comuni e non ottenuti da analisi filogenetiche. Insomma, un sacco di elementi che vi risparmio molto volentieri. Tra queste possibilità, molti autori li considerano una classe di cnidari altamente ridotti o specializzati, a seconda di come la pensiate, e sono tutti endoparassiti obbligati, il che significa che tutti i mixozoi possono sopravvivere e riprodursi solo all'interno dei propri ospiti, un pesce e un'anellide d'acqua dolce. Tranquilli. Questi parassiti non sono trasmissibili all'uomo. Una caratteristica che ha permesso di assimilare i mixozoi agli altri animali è la presenza di una struttura peculiare, detta capsula polare, che oltre a svolgere funzioni simili è anche omologa alle nematocisti o cnidocisti degli cnidari, organuli esclusivi degli cnidociti, che come potete immaginare dal nome, sono cellule caratteristiche di questo gruppo di animali. Un piccolo chiarimento. Due strutture omologhe sono strutture che hanno una stessa derivazione embrionale e quindi derivano da una struttura ereditata da uno stesso antenato comune. Un esempio di struttura omologa, ben chiaro a tutti, è l'arto di noi vertebrati. Il nostro braccio, o quello di un rettile, la pinna di un cetaceo, l'ala di un pipistrello o l'ala di un uccello, hanno la stessa origine embrionale e lo abbiamo ereditato, tra virgolette, dal nostro antenato comune, un tetrapode. I mixozoi sono divisi in due sottoclassi, Malacosporea, che contiene solo tre specie, tutte d'acqua dolce, e le restanti, quasi un migliaio, appartengono invece a Mixosporea, argomento del nostro video e a cui mi riferirò come mixospori, e non mixospore, il perché lo scoprirete andando avanti nel video. Volevo dirvi anche quest'altra cosa. Se andate a cercare di vostra iniziativa informazioni su questi animali, su alcuni siti Mixozoa è riportato come subfilum, se non proprio filum, e le sue due sottoclassi sono elevate a classi. Tranquilli, lo so, e anche io sono rimasto un po' perplesso e turbato. D'altronde, come vi ho spiegato poco fa, la classificazione di questi animali è ancora dibattuta, e anzi, magari va a finire che quando pubblico questo video non esistono più due sottoclassi, ma tre o chissà cosa, però lasciamo stare per ora. Ho preferito comunque attenermi a due fonti principali. La prima, il mio libro di zoologia, che da quanto ho controllato è abbastanza aggiornato, e anche
quanto ho potuto leggere su alcuni siti che io ritengo sufficientemente affidabili, come il Worms e il Catalog of Life, o semplicemente Call, che considera Mixozoi come una classe e Malacosporea e Mixosporea come sottoclassi. Poiché questi animali sono così bizzarri, voglio descrivervi tra le tante specie che potrei scegliere, due in particolare. La prima è Myxoborus cerebralis, che causa una malattia detta capostorno in alcuni pesci, anche di interesse commerciale, come ad esempio le trote. Questa malattia causa deformità scheletriche anche gravi. Il capostorno può essere contratto tramite l'ingestione di un anelide infetto da parte di un giovane pesce. O alternativamente, le spore del patogeno riescono a penetrare oltre la sua pelle. Una volta entrato nell'ospite, inizia a diffondersi colonizzando i tessuti cartilaginei e nervosi. Come altri mixozoi, la divisione cellulare di questo animale è particolare. Le nuove cellule, infatti, crescono all'interno delle vecchie. Da quello che so io, è un unicum degli animali di questa classe. Magari mi sbaglio, e se lo sapete, nei commenti, lo sapete già. Attraverso questo peculiare processo vengono prodotte delle spore, chiamate appunto mixospore, che abbandonano il pesce ormai morto o comunque moribondo. Queste poi sono ingerite da vermi del genere Tubifex, che se avete un acquario conoscete anche bene, e nell'intestino del verme la capsula polare estrude un lungo filamento che si attacca al rivestimento intestinale, detto appunto filamento polare. Tale aggancio, se non fosse chiaro, avviene anche nell'intestino delle trote. Sono l'unico che nota qualche somiglianza tra i nematocisti e queste strutture? No, eh? Dopo un ciclo di riproduzione sessuale dentro il verme, segue la riproduzione sessuale. Sono prodotte cellule germinali, diploidi quindi, che migrano negli spazi tra le cellule del rivestimento intestinale e si moltiplicano lì. Successivamente si sviluppano stadi sessuali, che producono alla fine 8 spore aploidi coperte di spine, dette attinospore, che escono dall'ano del verme e raggiungono un altro pesce, che fungerà da ospite. E così il ciclo si ripete. La seconda specie di cui voglio parlare, e ragazzi fidatevi, è pazza, è assurdo pure questo animale, è Eneguia sciocchei, o Eneguia salminicola, che parassita salmoni, causando la comparsa di cisti biancastre nelle carni dell'ospite. Queste cisti sono ricche di spore e, nonostante le apparenze, non sembrano causare gravi problemi a quest'ultimo. Il suo ciclo vitale è sconosciuto, ma si immagina, ovviamente, essere simile a quello di altri mixozoi, e quindi presenterà sicuramente un anellide come altro ospite, probabilmente un anellide della famiglia Naidide. La cosa interessante è che questo minuscolo animale non presenta né mitocondri e né DNA mitocondriali. È in altre parole l'unico animale, ma non l'unico organismo eucariote, che almeno conosciamo, ovviamente, a basarsi esclusivamente su un metabolismo anaerobico. Ovvero, detto in pochi termini, un metabolismo che non utilizza l'ossigeno nella sua catena di reazioni. Tuttavia, alcuni organuli annessi ai mitocondri e alcuni pseudogeni, ovvero porzioni di geni non più codificanti, permangono nelle cellule per quanto non funzionali. I mixozoi sono degli animali con i genomi più piccoli, Eneguia salminicola ha persino perso il DNA mitocondriale. Cosa può mai spingere un eucariote a perdere i mitocondri casualmente guadagnati? Ma ricordiamo, altamente vantaggiosi, miliardi e miliardi di anni fa? Beh, perché citando un po' il buon vecchio Francesco Pardini, sì ragazzi, la coperta è corta. Andiamo però per gradi. Un primo paper correla lo stile di vita parassitario dei mixozoi, una serie di adattamenti e modifiche rispetto agli icnidari tipici, sia cambiamenti morfologici che la graduale perdita di materiale genetico. Parliamo principalmente di geni che esprimono sviluppo, differenziazione e comunicazione cellulare. Effettivamente geni che in organismi parassiti con un piano corporeo estremamente semplificato possono risultare superflui. È escluso da questo paper e da paper che vedremo tra poco che la condizione parassitaria sia ancestrale, ma derivi al contrario da ascendenti a vita libera. Un secondo paper associa la perdita di questi numerosi geni ad un fattore bioenergetico. Questi microscopici animali hanno cellule ancora più piccole, quindi con un minore volume, e più una cellula è piccola, più energia che è in grado di produrre verrà consumata per l'espressione genica. Da qui la perdita di geni superflui. Meno geni, meno energie spese. In altre parole, è stato vantaggioso per Eneguia salminicola perdere anche i geni mitocondriali e i mitocondri, soprattutto se il parassita o il suo ospite vivono in ambienti anaerobici. Questa conclusione si basa sul fatto che allo stesso modo altri protozoi, eucarioti unicellulari e non animali, ricordiamolo, che vivono anch'essi in ambienti anaerobici, hanno perduto i mitocondri.
Le conclusioni di questo paper sottolineano quanto incredibili siano questi animali e quanto altrettanto ammirabili siano stati i cambiamenti morfologici e genomici che li hanno portati a diventare endoparassiti da una condizione ancestrale a vita libera. Se non fosse andata davvero così? Partiamo da un paio di premesse. La prima è che le cellule tumorali sono in grado di, tra virgolette, evolversi in parassiti trasmissibili. Un esempio è il tumore facciale della Tasmania o il tumore venereo trasmissibile, che può essere trasmesso, come una vera e propria malattia venerea, dopo un rapporto sessuale tra cani. Stime recenti considerano che questa linea cellulare sia diffusa da almeno 2 migliaia di anni e si potrebbe considerare a tutti gli effetti una nuova specie di cane, in quanto possiede un antenato comune con i lupi e i cani moderni, ovvero il canino che sviluppò inizialmente questo tumore. Io vi ho portato solo due esempi, ma una semplice ricerca su Google ve ne darà altri, a riprova del fatto che questo fenomeno non è così tanto raro, dunque può essere successo anche in un passato più remoto. Seconda premessa, non per niente scontata, è che gli crinidari possono sviluppare tumori. Se i Myxosporea derivano dalle cellule tumorali sviluppatesi in un qualche crinidario, in primo luogo dobbiamo essere sicuri che gli crinidari possono avere tumori, cosa che appunto è possibile. L'ultimo paper che vi porto in esame dichiara quindi che alcuni di questi tumori parassiti trasmissibili abbiano portato alla comparsa di nuove specie animali, o per meglio dire, che a partire da queste cellule tumorali si siano avuti uno o più eventi di speciazione. Da qui la teoria SCANDAL, Speciated by Cancer Development Animal, un perspicace acronimo le cui parole, che vanno a comporlo, sono traducibili molto liberamente in italiano in animale originatosi per speciazione da cancro. In particolare, gli autori del paper hanno preso in esame il genoma di molti mixospori e altre classi di animali potenziali scandal, verificando la presenza o assenza dei domini di certe famiglie di proteine coinvolte in processi inerenti allo sviluppo di cellule cancerogene e fattori regolanti l'apoptosi e la necrosi. Sono stati paragonati a specie di controllo, come la nostra, e anche con altre specie parassite. Da quanto ho capito, perché non c'è proprio una sezione che lo spieghi chiaramente nel paper, questo controllo era necessario per verificare se la perdita di questi geni non sia semplicemente correlata allo stile di vita parassitario. Quindi io qui metto effettivamente le mani avanti. Comunque, il risultato di questa analisi è stato che i mixospori hanno perso i maggiori domini di queste famiglie di proteine, anche rispetto ad altri potenziali scandal. È stato confrontato anche il genoma dei malacosporei, l'altra sottoclasse dei mixozoi, tuttavia questo gruppo presenta un ciclo vitale più complesso e quindi, nonostante sia altamente imparentato, non ha probabilmente avuto origine scandalosa. C'è poi un'altra cosa che per mantenere il filo del discorso vi ho tenuto nascosto finora. I mixozoi hanno come sister taxon una singola specie, Polypodium idriforme, anch'esso un crinidario a vita parassitaria. Ha un ciclo vitale in cui si alternano uno stadio liberamente natante, che ricorda un ammasso di meduse attaccate le une alle altre, ed uno stadio parassita che infesta gli ociti, le cellule uovo, di alcune specie di pesci d'acqua dolce. Dentro questi oociti, una larva simile alla larva planula si nutre del tuorlo e si sviluppa uno stolone. Quando il pesce rilascerà le cellule uovo in acqua, da questi stoloni fuoriusciranno singole sezioni simili a meduse. Queste sezioni si riprodurranno asessualmente, dando per scissione lo stadio medusoide prima citato. E infine, da quest'ultimo, per riproduzione sessuale, si genereranno gli stadi infestanti, e così il ciclo si ripete. Se avete prestato bene attenzione prima, avrei sentito che sono riconosciute 6 classi del Phylum Cnidaria. Dove si posiziona Polypodium? La risposta è che non l'ho capito bene manco io, in verità. In teoria questa specie è talmente diversa dagli altri cnidari che andrebbe descritta in una classe a sé, e che infatti esiste e dovrebbe essere Polypodiozoa. Ma essendo l'unica specie descritta, e di conseguenza l'unica specie anche nelle categorie tassonomiche inferiori alla classe, ovvero ordine, famiglia, genere e ovviamente specie, non è proprio validissima. Diciamo che non sempre viene accettata una classe descritta a partire da una singola specie. Vi cito questo cnidario perché, essendo il parente più prossimo dei mixozoi, può aiutarci nell'immaginare come abbia avuto origine la sottoclasse Myxosporea. Come abbiamo detto, i mixospori presentano una capsula polare, omologa ai nematocisti degli cnidari più complessi, e poiché le cellule tumorali tendono a conservare strutture delle cellule loro precursori, o in altre parole cellule da cui derivano, possiamo immaginare che queste cellule tumorali abbiano avuto origine da cellule staminali migratorie totipotenti, dei precursori pluripotenti degli cnidociti, o cnidociti che hanno riacquistato l'abilità di differenziarsi.
Qualunque sia la risposta, e ragazzi, onestamente non la so e neanche il paper ne propone una più probabile dell'altra, queste cellule tumorali devono essere riuscite secondariamente a riacquisire la pluricellularità. Il che non è una cosa molto improbabile, poiché abbiamo testimonianze che la pluricellularità si sia evoluta in diverse linee di organismi unicellulari eucarioti varie volte. Allora, riassunto. Alcune cellule somatiche di un'ocrinidaria vita parassitaria, imparentato a Polypodium, ma non lui, come talvolta gira in rete, sono diventate cancerogene dopo aver perso geni trascrittori di fattori di controllo di apoptosi e del ciclo cellulare in generale. Questo tumore ha poi contagiato un ospite, pesce o anellide, diventando così anche trasmissibile. Una cosa del genere è possibile e purtroppo è stata anche documentata in noi esseri umani. Non confondetevi però, il fatto che il tumore abbia contagiato un ospite lo rende comunque un cancro originatosi da un ocnidario, con cui rimane ovviamente strettamente imparentato. Due trend evolutivi hanno poi originato i mixospori come li conosciamo. Il primo riguarda sempre questa famosa origine probabilmente tumorale che ha portato alla perdita di geni regolatori dell'apoptosi del ciclo cellulare, ma anche la condizione di pluricellularità intesa come la pluricellularità tipica degli animali. E per questo, dall'altro trend, invece, influenzati da questo loro stile di vita parassitario, questi mixospori hanno poi in qualche modo riacquistato questa pluricellularità. E infatti questo riguadagno, diciamo, della pluricellularità può andare a spiegare la curiosa morfologia di questi organismi, che sono molto diversi rispetto all'ocnidario tipico. In conclusione, per quanto questa teoria sia tanto speculativa quanto una possibile diozia, è per ora un modello descrittivo interessante per questo altrettanto bizzarro gruppo di animali. Magari i mixospori non sono scandal, magari questa teoria è tutta sbagliata, o magari in futuro la teoria sarà riconosciuta valida e per questo applicata per descrivere l'origine anche di altri animali. Eccoci alla fine del video, ragazzi, sicuramente uno dei miei più lunghi e complessi da fare. Forse lo noterete anche voi ascoltandolo, ma ho registrato praticamente la conclusione 2 settimane dopo, quindi forse si sentirà anche nella mia voce. Spero di avervi intrattenuto e ripeto quanto detto nella premessa, spero di non essere risultato in qualche modo distaccato o mancante di rispetto e ho cercato di trattare questo argomento evitando possibili commenti, battutine e senza andare in merito alla questione dei tumori in esseri umani. E spero che lo facciate anche voi nei commenti. Sempre nei commenti potete lasciare i vostri feedback e dare aggiunte o correzioni. Prima di salutarci, come al solito, ringrazio innanzitutto Giorgio Nicolosi che anche in questo video mi ha aiutato a rendere il copione leggibile. Diciamo così, e tra l'altro ho notato che il precedente video sui pesci ghiaccio è andato molto bene e onestamente vi ringrazio molto. E come sempre, spero apprezziate il mio lavoro di ricerca. Iscrivetevi al canale, una volta arrivati a 1000, non ve lo chiedo più. E detto ciò, alla prossima!